Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua, tornati finalmente con un altro Ma Come ragazzi, eccoci qui oggi con un video particolare. I'm a flame, shot of fire. I'm the dark in need of light. When we touch. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Mr. Scube. So che non state vedendo tanti video, tanti gameplay in quest'ultimo periodo, ma stiamo davvero tutti incasinati, potete ben capirci. Io addirittura sto senza internet questi giorni, non so nemmeno come vi caricherò questo video, però cerchiamo di portarvi almeno qualche video per intrattenervi. Allora, come avete visto dal titolo, non è un titolo per attirare views, ma davvero ho incontrato Sodin, sì, proprio lui, e vi volevo raccontare questa mia esperienza. Appunto, era un sabato. Doveva venire al cinema per presentare il film Game Therapy. Il problema è che non sapevamo a che ora arrivasse. Io sono andato con mia sorella, potete vedere anche qui qualche foto che vi metterò mentre parlerò. E allora cosa è successo? Ci siamo informati. Inizialmente volevamo andare davanti al cinema, però era un po' complicato incontrarlo, non sapevamo da dove entrava, che ora arrivasse, da dove usciva, non sapevamo nulla. Dato che il nostro obiettivo era farci una foto, mi è venuta in mente l'idea di andarlo ad aspettare in stazione. Non essendo una stazione così enorme quella della nostra città, da Roma potevano arrivare, dato che lui è di Latina e anche nei suoi vlog dice sempre che prende il treno da Roma per fare i vari viaggi. Mi aspettavo 3-4 treni nell'arco della giornata, dato che lui aveva detto che sarebbe arrivato o alle 4 o alle 6, perché c'era uno spettacolo di Game Therapy alle 4 o alle 6. Abbiamo cercato un po' gli orari dei treni per quegli orari. E ce n'era uno alle 12:30, se non sbaglio, e un altro alle 5:35 circa. Allora ci siamo fiondati subito alla stazione verso le 5, dato che pensavamo che le 5:30 sarebbe stato proprio quello l'orario, sarebbe arrivato lui. Incredibile, ci siamo lì, il treno inizia a fare ritardo. Inizialmente non mi preoccupo, tanto non dovevo fare nulla, cioè dovevo uscire, sì, alle 8:30, alle 9, prima non avevo nulla da fare. Una cosa che però dopo un po' mi inizia a preoccupare, arrivati addirittura a 20 minuti di ritardo, dato che c'era uno spettacolo alle 6 al cinema, ho pensato: se arriva tardi dovrà scappare. E insomma, avevo paura che non riuscissi nemmeno a fare una fotografia. Infatti poi arrivano delle persone sospette, perché arrivano delle persone tutte con i giubbini di pelle, parlavano spesso al telefono, senza valigie, quindi non dovevano partire, aspettavano qualcuno, anche loro, al binario da dove arrivava il treno da Roma. Insomma, io e mia sorella preoccupati, dicendo: se questo lo aspettano qua ed è tardi, se lo portano subito via. Dopo un po', dopo il primo sospetto, ne arriva addirittura un secondo che ci chiede proprio a noi se fosse già arrivato il treno da Roma. Lui tutto di fretta, chiamava al telefono in giacca e cravatta, e quindi avevamo due sospetti. Quando arriva il treno non capiamo più nulla, queste due persone non le vediamo più, anzi una, il primo con il vino di pelle, scopriamo che poi non c'entrava nulla, e il secondo invece stava proprio aspettando Sodi, però fuori dalla stazione. Arriva il treno, sapevamo che era nella carrozza 3, dato che ci eravamo sentiti miracolosamente su Facebook, ci aveva risposto. E insomma, cerchiamo la carrozza 3. Io ipotizzando: allora, il treno arriva da lì, la carrozza 3 più o meno qui, cioè insomma, mi ero fatto i miei progetti, stavo aspettando in un certo punto. Però le carrozze erano tutte al contrario, allora inizio a correre, perdo mia sorella, non capisco più nulla, mi ritrovo con mia sorella, arrivo, carrozza 5, 6, 5, 4, 3, vedo Sodin. Cioè, io da lontano non l'avevo visto, l'avevamo riconosciuto per i vestiti, perché aveva messo una foto su Instagram prima. Bene, lo vediamo, lo salutiamo amichevolmente, ci facciamo delle foto, due o tre foto, e gli diamo una cosa che mia sorella, un cornetto che mia sorella gli aveva comprato lì al bar della stazione. Lui ci ringrazia e bene, a quel punto noi, vabbè, finita lì. Lui poi stava uscendo dalla stazione perché non lo sono andati a prendere direttamente sotto al treno, davanti al treno, ma lo aspettavano fuori. Allora usciamo insieme. A mia sorella, quasi per scherzare, gli chiede: Sodi, possiamo venire con te nel pulmino, che c'è il pulmino a 9 posti? Lui inizialmente ride, vabbè, anch'io, vabbè, non dirà mai di sì. E invece dice: ma per me, guardate, non ci sono problemi. Esce fuori, si incontra con il bodyguard, con la guardia, c'era già uno pronto a partire, l'altro fuori, si saluta e gli chiede, Solvin chiede: scusa, ma questi due ragazzi possono venire con noi? Visibilmente dice: sì, certo, ci buttiamo dentro. E insomma, noi già non capivamo più niente, eravamo con un nostro youtuber
uno dei nostri youtuber preferiti, insieme a Fulmino. E ci siamo fatti almeno una ventina di minuti di viaggio dalla stazione fino al cinema, parlando di più del meno. Ci siamo fatti anche una foto che vi metto adesso, in sovraimpressione. Insomma, abbiamo chiesto del più del meno, gli abbiamo chiesto anche addirittura se quello che avevamo visto nello speciale 400.000 iscritti, andatelo a vedere perché racconta un po' la sua settimana tipo, fosse davvero la sua vita da youtuber, perché viaggia sempre, edita, monta, registra i video la notte. Insomma, eravamo curiosi, gli abbiamo fatto domande del genere. Lui è tutto molto simpatico, appunto, come vi ho fatto vedere, si è fatto anche una foto, anche lui faceva alcune domande a noi. Siamo arrivati davanti al cinema, siamo scesi, ci siamo salutati molto amichevolmente, ce ne siamo andati, le guardie l'hanno preso, per dire l'hanno preso, lo hanno scortato verso l'entrata del cinema, mentre alcuni ragazzi già iniziavano ad avvicinarsi con il telefono in mano per cercare di farsi una foto. Lui in netto ritardo perché erano le 6:20, lui doveva stare alle, erano le 18:20, lui doveva stare alle 18 al cinema. Quindi anche abbastanza di fretta. Sembrerà strano, però provate ad immaginare un vostro youtuber che vedete tutti i giorni. Già vederlo dal vivo davvero mi è sembrato, io non credevo potessi avere una reazione del genere, perché mi sono quasi bloccato lì per lì. Però addirittura starci insieme, parlare, a un certo punto era diventato normale. Cioè, tipo, guardavo fuori dal finestrino, poi mi rigiravo. Cioè, quello è Sodin. Non riuscivo a capirlo, infatti gli abbiamo fatto anche una battuta, cioè gli abbiamo detto immagina che 400.000 persone vorrebbero essere al posto nostro. Infatti l'ha confermato, ha detto sì, infatti mai nessuno è venuto nel pulmino con me, è la prima volta che mi capita. Detto questo, è finita la nostra esperienza, davvero, ripeto, strana, nuova, bella. Cioè adesso quando guardo i suoi video li guardo in un modo diverso, perché comunque non perché l'ho incontrato io, si vede comunque una bravissima persona e tutto, ma incontrarlo dal vivo, incontrare uno youtuber dal vivo è la prima volta che mi capita. Forse ero un po' più montati la testa dalla fama, perché insomma, raga, 400.000 iscritti, non, cioè, sono uno youtuber davvero di alto livello. Credevo fosse un po' più una persona, cioè, insomma, avete capito. Invece è molto molto semplice, davvero. Appunto, come ho detto prima, ci sentivamo ad un certo punto, quando eravamo nel pulmino con lui, quasi se stavamo viaggiando con un nostro amico in macchina, cioè è proprio una cosa normalissima. Spero vi possa capitare anche a voi un'esperienza del genere, mi raccomando, anzi, se vi è capitata anche una foto con qualsiasi youtuber, commentate, dite, raccontatemi la vostra esperienza e non scordate il mi piace. In descrizione trovate tutti i social. Mi raccomando, spero che vi sia piaciuto il video, spero io, così come Marco e Michele, di riprendere con il ritmo di prima a caricare i video gameplay, come stavamo facendo prima. Da Mario, The Mr. Cube è tutto, ci rivediamo al prossimo video, bella ragazzi!